a tutti nella mia cucina. Oggi prepareremo insieme la seppia imbottunata, ossia il ripieno imbottita. Allora ci servirà del formaggio, che sarà una nostra cacio ricotta di capra, due uova, del prezzemolo, sale, pepe abbondante come sempre e un po' d'aglio che abbiamo finemente tagliato, vi raccomando. Se a qualcuno non piace non ce lo mettete. E iniziamo a mescolare il tutto. Il nostro composto non dovrà risultare né troppo liquido e né troppo duro. Io precedentemente ho già pulito la seppia, che adesso andremo a farcire, anzi a imbottunare, non cambiamo i termini cilentani. Adesso prendiamo la nostra seppia, prendiamo il nostro composto e lo andiamo a mettere dentro in questo modo. Mi raccomando, quando pulite la seppia cercate di non bucarla, se no questo lavoro non si può fare. Se avete difficoltà la fate pulire stesso il pestiglio. Una volta che avremo riempito la nostra seppia, eccola qua, la andremo a cucire. Se poi non vi trovate con l'ago e il filo, usate gli stuzzicadenti, la stessa cosa. Io proverò con l'ago e il filo, come faceva mamma. Inizieremo a cucirla da un lato all'altro, vi raccomando, senza bucare tutto, solo la parte che dobbiamo cucire. Ho fatto la sarta, come vedete ho cucito ben bene, in modo che il nostro composto che abbiamo messo al suo interno non si dovrebbe aprire come regola. Adesso passiamo in frittura. Accendiamo il nostro gas, mettiamo un po' d'olio, all'interno ho messo un pezzettino d'aglio, ecco qui, accendiamo questo un po' più forte. Una volta che il nostro olio inizia a soffriggere, inseriamo all'interno così la nostra seppia. Ecco qua. La copriamo e la facciamo stare qualche minuto. Non c'è bisogno di aggiungere acqua perché stesso la seppia caccerà il suo liquido e cuocerà lentamente finché andremo ad aggiungere il nostro sugo. A tra poco. Una volta che la nostra seppia si è arrotolata bella bella, eccola qui, vedete come si è gonfiata senza aprirsi? L'ho chiusa bene. Andremo a mettere il sugo, la nostra passata di pomodoro, ecco qui, mettiamo al minimo, aggiungiamo un po' di pepe perché nella mia natura mettere il pepe, il sale, e mettiamo un pochettino di prezzemolo, ecco qui. Adesso questa qui dovrà cuocere molto molto lentamente per almeno un'oretta e mezza, poi vi regolate voi, la toccate e vedete quanto è cotta. Ed eccola qui, la nostra seppia è pronta, l'abbiamo fatta soffriggere, ci abbiamo messo il sugo, adesso è cotta ed è pronta per essere mangiata. Adesso la andremo a tagliare, così vi faccio capire in mezzo. Ecco qui. Se anche questa ricetta è stata di vostro gradimento, vi aspetto alla prossima. Un bacio grande, grande, grande. Ciao, ciao!